Questo programma è offerto da Formazione SRL Learning Center Via Domenico Morelli 49, Napoli. Nel giorno della visita ufficiale alla Questura di Napoli per fare gli auguri e in bocca al lupo al questore Guido Marino, il capo della polizia Alessandro Panza ha visitato all'ospedale Loreto Mare il poliziotto ferito la scorsa notte in una sparatoria nel quartiere di Poggioreale. L'agente è stato sottoposto a operazione e le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Il capo della polizia ha poi annunciato che saranno raddoppiate e aumentate le misure di attenzione per gli agenti in strada durante il turno di servizio. Ai nostri microfoni il capo della polizia ha parlato anche dell'attentato dinamitardo all'interno della prefettura di Napoli. Sulle indagini non so niente, stanno andando avanti e si stanno svolgendo. Il mio è stato un interessamento rivolto soprattutto alle condizioni dei due poliziotti feriti, in particolare di uno che era ferito più gravemente, ma i medici ci hanno rassicurato che sta bene e che in tempi abbastanza brevi potrà tornare a lavorare. Sì, in effetti è un fatto nuovo per quel che riguarda soprattutto un evento direttamente contro la prefettura in generale e contro la prefettura di Napoli in particolare. C'è un'attenzione molto forte da parte della forze dell'ordine, da parte della magistratura. Noi stiamo guardando con grande attenzione, stiamo supportando l'azione degli investigatori e per capire quello che sta accadendo. Non si sta dando un peso che possa rendere questo, far considerare questo fenomeno, questo episodio un fenomeno di larga portata, ma nello stesso tempo non lo si vuole sottovalutare fino a che non si è capito perfettamente la origine di questo evento. Una epifania triste per il corpo dei vigili del fuoco, storicamente protagonisti dell'evento, con il classico volo della Befana offerto alle cittadinanze. In piazza Duomo a Caserta l'agente Salvatore Alfano durante la discesa è finito contro il campanile. Prontamente soccorso dai colleghi, l'uomo di 45 anni è stato trasportato nel locale ospedale e subito operato alla testa a causa di un trauma cranico. Riportate anche fratture alle costole. Attualmente è in prognosi riservata ma stabile nel reparto di rianimazione. Sospesa l'analoga manifestazione a Napoli in segno di vicinanza al collega. Non c'è pace per l'ormai celebre albero di Natale della Galleria Umberto di Napoli, decorato con i biglietti con su scritti desideri di cittadini e turisti. Allestito lo scorso 26 novembre, il giorno successivo già non si trovava più al suo posto, rubato da qualche delinquente della zona come accade ogni anno, oramai una tradizione, poi ritrovato dai carabinieri in meno di 24 ore dal furto. I giovani vandali però sono tornati in azione la scorsa notte. Dalle immagini fornite dalla videosorveglianza si può chiaramente vedere che un gruppo di 7 ragazzini ha cominciato a tirare le luci dell'albero come a volerlo di nuovo portar via o semplicemente per farlo cadere. Tutti i vandali avevano il volto coperto dai cappucci delle loro felpe. Per riuscire nell'impresa, qualcuno ha anche tentato di arrampicarsi in cima, mentre altri si sono pavoneggiati mettendosi in posa davanti alle telecamere. Dopo 15 minuti di tentativi, la polizia è poi intervenuta e la baby gang si è data la fuga, lasciando l'albero di Natale senza luminarie e con il puntale spezzato. Festa della Befana in forma ridotta a Napoli, in segno di rispetto per il vigile del fuoco finito in coma in un letto dell'ospedale dopo essere caduto dalla fune che lo reggeva mentre distribuiva caramelle ai bambini che stavano partecipando all'Epifania in piazza a Caserta. Niente Befana dei pompieri, quindi, in piazza del Plebiscito, dove, per i bambini presenti, medici e infermieri dell'ospedale Santo Bono Pausilipon, vestiti da clown, hanno distribuito caramelle e palloncini. Poi foto di rito con la Befana. In piazza anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Innanzitutto mettiamo qualcosa per i nostri bambini, sperando che sia un giorno di serenità in un periodo natalizio che per la nostra città è stato molto intenso e anche molto armonioso e molto vivo. Quindi questa un po' di energia e di carica per affrontare un 2014 in cui dobbiamo regalare alla nostra città più sorrisi e meno sofferenze rispetto al 2013. Facciamo un messaggio di solidarietà a quello che è successo a Caserta? Come no, l'abbiamo fatto anche prima, una festa che è finita purtroppo in tragedia, speriamo che il nostro vigile del fuoco ce la faccia, insomma è stato un evento tragico, cerchiamo di capire perché è accaduto, quindi anche oggi qui a Napoli si è risentito moltissimo di quello che è accaduto, grande solidarietà e vicinanza ai vigili del fuoco.
un incubatore con attrezzature che salverà una media di 100 bambini all'anno. E questo l'ultimo gesto di solidarietà messo in campo per Napoli dalla BCC con a capo il suo presidente Amedeo Manzo. Nel giorno che precedeva la Befana, presso la facoltà di biotecnologie, è andata in scena la Befana del prematuro organizzata dal professor Paludetto e che per il quarto anno ha visto la banca di credito cooperativo protagonista della kermesse. Sì, una bellissima giornata, la Befana del prematuro, questo è il quarto anno che partecipiamo, abbiamo donato un meraviglioso incubatore con attrezzature che salverà 100 bambini all'anno della nostra città per fare in modo che questi bimbi passino da una condizione di precarietà ad essere, diciamo, dei figli di Napoli che possano nel loro percorso farsi strada e competere con i tanti giovani che nascono normalmente in altre città. Quindi forza Napoli, forza il reparto di terapia intensiva al professor Paludetto e anche un pochino forza BCC di Napoli. Accanto al numero uno della BCC di Napoli, anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, gli attori di Un Posto al Sole e tanti altri napoletani virtuosi che fanno della beneficenza e della solidarietà il loro stile di vita. Alla fine della manifestazione i tantissimi bambini presenti hanno ricevuto in dono dai personaggi delle favole la calza con i dolciumi. Il sindaco di Napoli ha precisato: sicuramente un momento di grandi emozioni, vedere bambini che stanno lottando per vivere nelle incubatrici in situazioni difficili, per comprendere i veri valori della vita, per ringraziare i responsabili, il professor Paludetto, i medici, gli infermieri, i volontari, i giovani laureati e specializzati, un mondo di grande umanità, per ringraziare i genitori che non mollano, insomma, veramente una giornata indimenticabile. Ancora una volta siamo qui a rappresentare la città e i veri valori della vita. Uno show di fontane di luci per illuminare la fine delle feste natalizie in piazza Vanvitelli. Così si è concluso il programma di eventi che per tutto il mese di dicembre e il principio di gennaio ha allietato le giornate della cittadinanza napoletana e dei turisti ad opera della Camera di Commercio locale. Un periodo che ha visto numerosi quartieri ricolmi di luminarie che hanno fatto da sfondo ad eventi culturali e di intrattenimento. Il presidente della Camera di Commercio Partenopea, Maurizio Maddaloni, saluta l'evento con un augurio di crescita economica per il 2014. Un programma che, passando per l'illuminazione della città fatta in co-sharing con il comune, si è poi articolato in una serie iniziative a favore dei turisti, con le visite guidate, con i quattro giorni di visita del Castel dell'Ovo con il presepe vivente, tante iniziative di solidarietà e per la Befana questo spettacolo per i più bambini in uno delle piazze salotto di Napoli e del commercio napoletano, che è piazza Vanvitelli nella collina del Vomero. Una chiusura degna, con la speranza che il 2014 possa essere un anno di ripresa e di rilancio per le attività produttive di questa città, e Dio sa quanto ne abbiamo tutti bisogno. L'Epifania di Gesù Cristo, che si manifesta alle genti nella visita dei Magi dall'Oriente, è per la Diocesi di Napoli un momento di condivisione e speranza. Con la solenne messa, per il terzo anno consecutivo si è tenuta la Festa dei Popoli, con il coinvolgimento delle comunità immigrate presenti in tutto l'Interland partenopeo, tra i più abitati d'Europa. Una gioia soprattutto per i bambini, che hanno ricevuto alla fine della celebrazione la classica Befana, con bambole per le ragazze e palloni per i ragazzi. Annunciato anche il progetto del Centro Migrantes Diocesano di offrire assistenza medica e legale agli immigrati. L'iniziativa, spiegata da Michele Cutolo del Movimento Cristiano Lavoratori, e nelle parole del Cardinale Crescenzio Sepe, la preoccupazione e l'impegno per la terra dei fuochi. Anche oggi vogliamo dare un segnale per i bambini, per i meno abbienti e per le famiglie che purtroppo versano in uno stato di crisi sociale abbastanza evidente. È una manifestazione che ripetiamo da anni, dove praticamente con molto sacrificio mettiamo a disposizione dei giocattoli per i bambini che extracomunitari di varie nazionalità, dai polacchi ai africani a latinoamericani. È un dramma umanitario, vedete, quando uno respira un veleno non è che può attendere, dice aspettate, vediamo poco, fra un mese,
No, il veleno lo si respira giorno per giorno, l'acqua inquinata la si beve giorno per giorno, l'aria la si respira. Allora non possiamo attendere, perché ogni giorno che passa è un ulteriore avvelenamento e quindi pericolo, causa di malattie per tanti nostri ragazzi, giovani, anziani, eccetera. Il buongiorno si vede dal mattino, in questo caso dal principio dell'anno nuovo e dal regalo fatto da Mertens ai tifosi nel giorno dell'Epifania, festa molto sentita dal popolo. Il Napoli ha battuto 2-0 la Sampdoria in una partita appesantita dalla pausa natalizia, con un avversario degno del San Paolo. L'11 di mister Benitez ha impostato bene il secondo tempo dopo una iniziale staticità nella prima frazione di gioco, dentro Armero e fuori Reveiller, per dare una maggiore spinta e doppietta del piccolo genio fiammingo grazie anche all'apporto di Higuain. In attesa delle prime sirene di mercato, si aspetta l'arrivo del francese Gonalon, le parole di Benitez e del portiere Rafael in costante crescita di rendimento. Ogni partita diversa, questa partita 2-0, loro che dovevano attaccare, si creava spazio, rinforzare il centro del campo con un uomo come Radosevic che corre, che lavora tantissimo, poteva aiutare la fase offensiva, chiaramente. E se mai lì è uno che arriva da dietro e ti dà un po' più di sicurezza al centrocampo. Importanti perché, anche perché la trasferta scorsa abbiamo pareggiato, no? E siamo felici perché abbiamo vinto una partita difficile, abbiamo giocato bene, adesso dobbiamo cercare quello che dobbiamo migliorare e dobbiamo guardare il nostro lavoro, no? Fare il nostro e guardare avanti perché la strada è lunga.